Buonasera, ben trovati, nuovo appuntamento con Serata Biancorossa all'indomani della vittoria larga netta dell'Ancona sulla Minternina. 3 punti che uniti al conseguente KO del Matelica sabato a Giulianova servono un vero e proprio allungo. Una fuga, quella dell'Ancona in testa alla classifica, ma adesso 40 giorni, un mese e poco più, importanti con impegni sulla carta comunque complicati. Passati questi 40 giorni forse l'Ancona avrà ancora più vicina questa Lega Pro che oggi può però sicuramente sfiorare. La nostra copertina e poi ne parliamo in diretta. La Lega Pro è la meta, prenotata ieri dopo il 4-0 alla Minternina e il Matelica ricacciato a meno 7. L'Ancona parte per il mese decisivo, al termine del quale, allora sì, potrà essere confermato il viaggio, senza altri ostacoli o incertezze. Marzo e coda di aprile, 40 giorni in tutto, 4 partite, tra cui 3 derby ostiche e impegnative, 2 che invece sono delle passeggiate di salute. Ecco il calendario che chiama i dorici agli ultimi sforzi. Si comincia domenica con la trasferta al Benelli sul campo della Vispesaro, giovane e forte che non perde da diverse giornate. A seguire un altro derby, quello della provincia contro la Jesina, che si giocherà al Conero. Il 16 marzo si potranno invece recuperare energie mentali e fisiche. Il Boiano è già fuori concorso da molto e il viaggio in Molise equivale a qualcosa di molto simile a una scampagnata. La settimana successiva Ancona ancora in trasferta, stavolta a Casa Favo contro la maceratese dei tanti ex che non vogliono sfigurare mai, nella stessa giornata in cui si affrontano vis-à-vis Termoli e Matelica. Marzo finisce con la visita del Sulmona, altalenante già smembrato degli uomini più forti a dicembre. Si diceva di una coda pericolosa. Il 6 aprile, esterna al Fadini di Giulianova, nella tana di una squadra che finora davanti al proprio pubblico non ha perso mai. Questo è il cammino che attende gli uomini di Cornacchini. Trappole e discese, ultimi ostacoli che si stagliano prima della Lega Pro. I dorici la vedono all'orizzonte sempre più vicina, soprattutto dopo l'allungo. Segno dei tempi che cambiano. Adesso è fuga vera a febbraio. Negli ultimi 3 anni di questi tempi si cambiavano allenatori o si facevano già processi a campionato andato. È tutta un'altra Ancona con la prenotazione in tasca e la voglia di lasciare in fretta questa infernale Serie D. Questa è la nostra copertina, come sempre, al mio fianco, la bella Roxana Lefter. Ciao Roxana, buonasera, ben ritrovata. Buonasera Andrea, buonasera a tutto il pubblico di casa, bentrovati con una nuova puntata di Serata Biancorossa. Passiamo ora a presentare gli ospiti di questa sera. Silvestre Caparuccio, il difensore dell'Ancona, buonasera. Buonasera. Ivo Ballardini, l'ex giocatore dell'Ancona, buonasera. Buonasera. Claudio Marconi, della Radio Tua. Buonasera. Buonasera. E il nostro Benedetto Verdinelli, buonasera Benedetto. Ciao, buonasera a tutti. Inoltre vi ricordo perché per chi volesse mandare dei messaggi oppure dei commenti, inviare un sms al 333-1259-844 oppure tramite Facebook Serata Biancorossa o tramite Twitter hashtag Biancorossa. Esordio per Claudio Marconi, nei nostri studi. Grazie per l'invito. Ti è andata bene? Sì, devo dire, perché sto, e soprattutto perché sto vicino a Benedetto. Esatto. Lui ci ha invitato spesso alla Radio 2 e noi abbiamo... Per ricambiare, giusto così. Abbiamo toccato nella copertina il titolo, ovvero il prossimo mese, poco più 40 giorni, che possono dare continuità a quello che oggi è un dato di fatto, ovvero che l'Ancona ha prenotato, e giro subito il primo titolo a Caparuccia, la Lega Pro. 7 punti, 10 partite alla fine, un buon margine e soprattutto un'Ancona che finora continua la sua continuità, e scusa il gioco di parole, no? No, sicuramente che ancora la strada è lunga, mancano delle partite importanti da giocare, quindi piedi per terra, anche se 7 punti è un tesoro che dobbiamo cercare di portare indietro fino alle 3 ultime partite, ecco, perché con 7 punti credo che matematicamente saremo già promossi, però ecco, piedi per terra, cercando di lavorare, perché sono rimasti 10 finali e devono essere affrontati come tali. Al di là delle scaramanzie, al di là del fatto che effettivamente le 10 partite sono tante, alcune di queste, come abbiamo visto nella copertina, possono essere anche molto complicate o comunque ostiche, come i derby contro la Vispesaro, con la Jesina o con la Maceratese. Però Ivo, quant'è più vicina l'Ancona oggi, o meglio dopo ieri, insomma, il ritorno in Serie C, effettivamente? Io credo che l'Ancona deve pensare a se stessa, perché il campionato ormai, cioè, lo deve gestire l'Ancona, ce l'ha in mano l'Ancona, quindi chiaramente le partite non sono finite, perché i derby, noi abbiamo
capiamo benissimo che sono partite a sé, spesso magari le squadre più deboli mettono l'agonismo, mettono delle cose in più di una squadra, però credo che l'Ancona quest'anno abbia dimostrato di essere superiore in tutto, quindi ha una squadra molto forte, ha una rosa molto forte, perché se mancano uno o due giocatori mettono dentro altri giocatori e la squadra non ne risente, quindi questo vuol dire che ha una squadra, una rosa forte e alla fine conta molto. Il secondo titolo, abbiamo parlato di questo mese molto particolare, soprattutto le prossime due gare, Claudio, sono due derby consecutivi, Vispesaro al Benelli e la Jesina al Conero, anche il patrone ieri ha detto, insomma, parliamo dopo questi 180 minuti e potrebbero essere 180 minuti ancora più importanti. Soprattutto perché queste squadre mettono sempre contro l'Ancona il doppio dell'energia in campo e giocano la partita della vita. Soprattutto a Pesaro poi l'Ancona non ha mai vinto negli ultimi tre anni, anche se poi domenica ci saranno i tifosi e già è una cosa molto diversa rispetto alle altre volte. Devo dire però che anche le altre squadre avranno delle partite impegnative, perché lo stesso Matelica riceve la Recanatese, che ha tanto bisogno di punti e soprattutto fuori casa sta facendo molto bene. Quindi... E poi il Fano... quando l'Ancona poi giocherà con la Jesina. Esatto, e quindi voglio dire, potrebbe avere dei problemi anche lo stesso Matelica. Oh, il terzo titolo con le parole di Cornacchini, che insomma ha detto 7 punti, non sono pochi, però le partite sono ancora 10, non molliamo, qui Silvestre entra in gioco, quanto è importante anche il mister nella gestione di certi momenti e nella preparazione di alcune gare. Su questo forse no, siamo d'accordo. Sì, sicuramente che molto d'accordo con quello che ha detto il mister, ma le preparazioni delle gare saranno tutte uguali. Noi non è che guardiamo tanto il rivale, la classifica, l'ho detto adesso Ivo, ci dobbiamo comportare come Ancona, come quello che abbiamo fatto fino adesso. Sicuramente ci sono state delle partite piuttosto in casa che per una cosa o per l'altra non abbiamo fatto un bel calcio, però credo che la squadra è da un pezzo che prima con qualche punto di vantaggio, quindi va detto che il lavoro svolto è stato fantastico. E finora paga, tra l'altro. Prego, sì. No, dicevo a Silvestro che ieri si è visto uno spirito completamente diverso rispetto a diverse altre gare in casa. E qual è stata un po' la motivazione, la molla? No, la motivazione è quando arrivi ai momenti decisivi viene fuori tutto il valore della squadra. Penso che la risposta è questa, perché sappiamo che siamo a un passo e manca pochissimo, quindi noi abbiamo tanta fame come lo hanno i tifosi, come le hanno gli addetti al lavoro, come lo ha la città, quindi credo che anche per noi stessi ci meritavamo di fare una prestazione magari un po' più di sostanza in casa, quando fuori casa abbiamo fatto anche delle altre grandi prestazioni. Credo che è un po' un regalo per noi stessi. Poi abbiamo accennato al fatto che la prossima avversaria dell'Ancona sarà la Vispesaro, una Vispesaro che ieri, quarto titolo, ha strappato un punto o forse ha perso 2 punti in casa della Maceratese con un pareggio da parte della formazione di Favo con un autogol della Vis. Matelica che sabato ha perso a Giulianova 2-1, in coda però questa vittoria importante della Recanatese per 3-1, soprattutto in chiave play-out o salvezza. Sì, è stata una vittoria molto convincente quella della squadra di Amaulo, che ha meritato un successo ampio contro l'Agnonese. Il pari rocambolesco tra Maceratese e Vispesaro, partita veramente double fast con la squadra di Favo avanti 1-0 al primo tempo, una Vispesaro irriconoscibile che si è trasformata nella ripresa anche per la metamorfosi di Ridolfi, che ha preso per mano la sua squadra e stavano quasi per fare l'Erberecina col 2-1, poi all'ultimo respiro l'autogol. Cori contro Favo, pro Guido di Fabio, un po' ingenerosi verso l'ex tecnico proprio dell'Ancona, perché comunque ha fatto discretamente, poi c'è stato il crollo nell'ultimo mese, però ecco, un ambiente particolare, un po' una polveriera che non consente alla squadra della presidentessa Tardella di andare a fare, se ci saranno, i playoff con serenità. Bel colpo anche della Civitanovese nel derby contro il Fano. Nel derby contro il Fano sono 3 punti veramente d'oro per la squadra rossoblù. L'ultimo titolo, per toccare un altro
argomento, che è quello, nonostante un primo posto, nonostante un'Ancona a più 7 e quindi un'Ancona che sta volando verso la Lega Pro, le presenze allo stadio continuano ad essere forse sempre meno. Partiamo da tutte le polemiche che ci possono essere sul comfort del Del Conero, e questo è un dato di fatto, ormai storico però, visto che da anni che questo stadio è in queste condizioni, però ecco, ci si aspetterebbe un seguito diverso in casa, no? Un po' più di calore e entusiasmo, non da parte della parte più calda, quindi Curva Nord. C'è scritto un numero. Considera il fatto che siamo al quarto anno di dilettantismo e questo secondo me una piazza come Ancona, dopo tanta Serie B, dopo comunque delle stagioni secondo me ottime, anche per il calcio visto, no? Ti ricordi l'Ancona di Salvioni che nell'ultimo anno ha fatto spettacolo praticamente, dopo un po' di dilettantismo la piazza lo paga. Speriamo che nelle ultime partite ci sia questo riavvicinamento, però in trasferta è la squadra è sicuramente più seguita che in casa, questo senza dubbio. La sorpresa sta proprio nella proporzione dei numeri, fuori casa tanto seguito, forse un pochettino meno in casa. Ivo, tu che comunque segui anche dal vivo, io credo che idea hai? Un fondamento di base, nel senso che ancora negli ultimi anni il calcio era quasi scomparso, quindi la gente si è un po' sentita, non sentiva più questa passione. Forse viveva in un mondo un po' particolare, cioè abbiamo fatto la Serie A, abbiamo fatto la Serie B, non è poi così, ha fatto la Serie A un anno, due, però è che l'Ancona italiana è un po' diffidente di natura, vorrebbe vincere, vorrebbe giocare bene, cioè tante cose che purtroppo delle volte non ci sono assieme, però credo che se dovessimo andare, mi auguro, mai credo che manchi poco, a questo benedetto campionato di C, che il prossimo anno già è diviso in tre gironi, quindi sì, un campionato che è più adatto alla città di Ancona, quindi io credo che i tifosi ritorno, soprattutto quelli che vanno in tribuna, vanno in gradinata, che vanno a teatro, invece dovrebbero partecipare un po' di più. Capisco che è una Serie D, molta gente parla, però alla partita non ci va, ma è l'anconetano, cioè non puoi chiedere Ascoli, ad esempio, e vediamo benissimo che sono i nostri congressi, fanno la C, però vedi che stanno per far lì 7.000 persone a vedere la partita, quindi hanno una cultura diversa, loro sono veramente attaccati al benedetto campionato, anche in Italia un po' diverso, però io credo che la vittoria del campionato può solo meglio. Potrà comunque essere risvegliare questo entusiasmo che c'è sicuramente, anche perché sappiamo bene, e questo fa parte della storia di questo club, che poi nei momenti che contano viene fuori il grande affetto e la capacità di dare una spinta forte alla squadra. Sì, assolutamente sì, anche perché su 109 anni di storia dell'Ancona il 40-45% è formata da Serie C, cioè l'Ancona ha quasi fatto metà della sua storia proprio in questa categoria. Poi sì, vengono ricordati gli anni più belli della Serie B o anche quei due di Serie A, forse il primo ancora più memorabile, in maniera con esaltazione collettiva, però è una squadra che poi magari in partite memorabili come Perugia o come i playoff, tante gare di playoff, può portare decine di migliaia di persone allo stadio e altrettante che seguono da casa ai maxi schermi. Ti faccio leggere questo sms perché si lega subito a questo tema, poi andiamo sul riepilogo con i risultati e con la classifica. In merito alla questione presente allo stadio, non è sufficiente lamentarsi, ma la società e sosteniamo l'Ancona devono provare a fare qualcosa per chiamare la gente allo stadio, che peraltro sarebbe un investimento per il campionato di Lega Pro, forza Ancona. E su questo si sta facendo già qualche cosa, nel senso che la società sta valutando ad esempio la possibilità di rendere il terreno sintetico, quantomeno per dare e fare una miglioria sull'impianto. C'è anche una sorta di concorso di idee per capire anche tramite i tifosi quale possa essere la soluzione più vantaggiosa a livello economico e anche quella più pratica per migliorare se possibile ancora di più il Del Conero e per attirare, per richiamare ancora più gente, anche se poi il risultato del campo è quello che serve più di tutti a far risvegliare un po' l'entusiasmo di tutta Ancona e non di quelli che comunque finora sono lo zoccolo duro e siamo come cifre sui 2.000-2.500. Detto questo, andiamo sulla 24esima, a te tutti i risultati e la classifica. Sì.
I risultati della 24esima giornata del girone F della Serie D sono: Ancona Miternina 4-0, Fanno Civitanovese 0-2, Fermana Celano 1-1, Giulianova Matelica 2-1, Isernia Renato Curi Angolana 0-2, Jesina Boiano 7-0, Maceratese Vispesaro 2-2, Recanatese Olimpia Agnonese 3-1, Sulmona Termoni 0-3. Mentre la classifica di questa settimana è l'Ancona con 54 punti, Matelica con 47, Termoli 44, Vispesaro 42, Maceratese 40, Giulianova 38, Jesina 35, Sulmona 33, Civitanovese 32 insieme a Fermana, Celano 31, Olimpia Agnonese 29, Fano 28, Recanatese 27, Miternina 25, Isernia 18, Renato Curi Angolana 18 e Boiano 3. Il Termoli, Silvestre, è completamente fuori o invece, visto che ha preso altri 3 punti sulla Matelica, dobbiamo considerarlo potenzialmente in lotta, anche perché ci sarà proprio lo scontro tra Termoli e Matelica in futuro e quindi magari può essere una di quelle squadre che può tornare? Penso che è una squadra di primissimo livello, con giocatori di gerarchia, con giocatori di grosso spessore, quindi io non la darei a nessuno per morto, perché il campionato è ancora lungo, la matematica dice che noi non abbiamo vinto, neanche loro sono fuori dai giochi, quindi fino alla fine ci sarà da lottare con tutti quanti. Lotta accesa anche per quello che riguarda i play-off, per quello che conteranno poi i play-off. In zona bassa invece abbiamo detto già nei titoli, bella vittoria, importanti vittorie anzi, sia per la Civitanovese sul Fano che per la Recanatese. E quindi insomma anche qui la situazione play-out potrà essere un fattore quando magari ci potranno essere degli scontri tra chi ha obiettivi sì diversi ma ancora aperti. Eh sì, l'Ancona ha fatto un favore alla Recanatese, è andata a fermare la Miternina, il Fano viene risucchiato nelle zone paludose, è una formazione forse quella che ha deluso più di tutti in questo campionato, la squadra di Omiccioli, perché comunque è stato investito molto sulla formazione Granata, poi i rendimenti sono stati altalenanti, mentre è la Civitanovese la vera rivelazione, perché dopo tutti i problemi che ha avuto e continua ad avere, comunque sta facendo un campionato assolutamente dignitoso, ripeto il successo molto molto importante della Recanatese, che è stata capace di perdere in casa con Renato Curi Angolana, poi si è ripresa in quest'ultimo turno andando a cogliere un risultato di prestigio, e potrebbe creare, come diceva giustamente Claudio prima, delle difficoltà anche al Matelica domenica prossima. Sul Fano c'è da dire che la notizia di oggi è l'esonero di Omiccioli, al suo posto un ex Ancona, ovvero Gianluca De Angelis, dunque questa è la scelta da parte dei Granata per dare un senso, per dare una svolta a questo finale di campionato. Svolta che è arrivata invece forse ieri sul serio per andare in fuga all'Ancona. Allora ci rivediamo il 4-0 nelle immagini e poi le commentiamo in diretta qui in studio. Occasione ghiottissima per allungare, andare a più 7, mettere un'ipoteca sul campionato, approfittare del passo falso della diretta rivale per la promozione in Lega Pro. Ancona costretta, obbligata come sempre alla vittoria, ancora di più lo è oggi. Si comincia con il primo pallone toccato dall'Ancona, allora abbiamo fatto cenno alle formazioni, le leggiamo di seguito, cominciando dalla squadra dorica: Lori in porta, Barilaro, Caccioli, Capparuccia e Di Dio in difesa. La linea di centrocampo a 4 con Siviglia, Di Ciglia e Marfia, occhio al destro in area di rigore, subito l'opportunità per Pazzi, non c'era fuori gioco. Di lavoro in settimana, ma complice anche la squalifica di Mallus, ovviamente non può tirare il fiato il centrale ex Perugia. Bondi inventa per Tavares in area col sinistro e il gol del vantaggio, Diogo Tavares porta avanti l'Ancona al sesto minuto. Marfia a battere dal corner di sinistra rispetto alla porta di Spacca, parte il pallone in area, colpo di testa e il gol del 2-0 di Silvestre Capparuccia. Decimo minuto, partita già in ghiacciaia per l'Ancona con Bondi. Evita un avversario, nella circostanza era Peveri, allarga sulla destra per Barilaro. Si alza la difesa della Miternina, Barilaro va a sfondare, Barilaro! Tavares 3-0, fuori gioco però, fuori gioco di Tavares. E Di Ciglia. Tre quarti campo, Tavares non controlla, c'è spazio per Pizzi in area, Pizzi e gol del 3-0. 3-0, William Pizzi trova il gol alla sua prima da titolare al 28esimo minuto. Gioco di gambe di Bondi.
Corridoio per Tavares, non c'è fuorigioco. Tavares per Civilla, 4-0. È ancora fuorigioco. È ancora fuorigioco. Spazzare, bel lavoro questa volta di Terriaca che fa perno sull'avversario. Poi Costi in area di rigore e calcio di rigore. Calcio di rigore per la Miternina. Lucas Lenart finito a terra per il fallo commesso da Capparuccia che viene ammonito. Lucas Lenart, la rincorsa al destro, Lori respinge, palla ancora lì e il salvataggio di Caccioli. Pizzi sul pallone, cade a terra l'opposizione da parte di Valente e poi arriva qui il fischio dell'arbitro, manda le squadre negli spogliatoi. Lori ha tra virgolette tenuto in battuta la sua porta e salvato il primo tempo dell'Ancona parando il rigore di Lucas Lenart, primo tempo che però è stato letteralmente dominato dalla squadra di Cornachini. Va a riposo sul 3-0 con le reti di Tavares, Capparuccia e Pizzi. Parte Bondi dalla bandierina, Tavares cade a terra, non trova il pallone, svirgola Petrone, palla buona per Civilla, anzi no, Capparuccia, arriva Tavares, gol! Questa volta è buono il gol del 4-0, doppietta di Diogo Tavares su corta respinta di Spacca. Carica per Barilaro che finta un paio di volte il cross, poi lo effettua, si coordina Civilla! Bravo e caparbio Terriaca che adesso accelera e punta la difesa dell'Ancona. Palla dentro per Costi, Costi esce Lori, lo evita, poi il sinistro di Lucas Lenart. Per la pressione di Mariani, poi di Sceglie, recupera l'ennesimo pallone di questa partita. Scontro con Schiphol, fischio dell'arbitro, punizione per l'Ancona. Mancano 10 secondi al termine di questa partita. E arriva qui con un po' d'anticipo il fischio finale. L'Ancona vince 4-0, doppio Tavares, Capparuccia e Pizzi. Allora, queste le immagini e quello che balza di più all'occhio, no, Silvestre, è questa fame che si è vista subito da parte vostra nei primissimi minuti. È vero che di fronte si è vista una squadra con differenza tecnica piuttosto evidente, è vero che però è stata un'Ancona molto diversa, no? nelle motivazioni e anche nella capacità di chiudere subito il discorso, 1-2 in 10 minuti neanche. Sì, sicuramente che è merito dell'atteggiamento, credo che quando la squadra scende in campo con un atteggiamento come quello di domenica, al di là della prestazione del rivale, credo che non ce n'è per nessuno, perché l'ha dimostrato su altre partite, l'ha dimostrato con Pesaro in casa, l'ha dimostrato sul Mona fuori casa, col Termoli fuori casa si è fatta una grandissima partita. Credo che dipende molto da noi stessi. Quando Ivo diceva che il campionato dipende da quello che fa l'Ancona di qua alla fine, concordo pienamente con lui. Ci voleva forse una partita di questo genere, Claudio, no? Anche perché si era messa bene, vero, dopo il sabato in cui comunque il Mantellica aveva perso, però forse poteva dare ancora più pressione all'Ancona, il sapere di dover a tutti i costi, cosa che accade sempre, far risultato. Non credo che abbia, secondo me, influito più di tanto il risultato del Mantellica, perché comunque, come dicevi te, l'Ancona deve andare in campo ogni domenica, deve vincere e spesso deve anche stravincere, soprattutto in casa. E non era praticamente mai accaduto e la partita di domenica, secondo me, è una partita da grande squadra, una squadra che doveva azzannare l'avversario, l'ha fatto dal primo secondo, dopo un minuto c'è stata l'occasione di Pazzi praticamente da subito, poi dopo 10 minuti era già 2-0. La prestazione che tutti si aspettavano e che molta gente, ieri ho sentito in tribuna, che finalmente era contenta di questa prestazione della squadra che ha dominato il campo. Ivo, che idea hai di questa partita? Che differenza forse anche con le altre viste in casa, no? E se alla luce di quanto si è visto ieri, forse c'è anche una questione mentale dietro alle prove fatte finora in casa e a quella di ieri? Ma mentale non credo, perché credo che i giocatori tutte le partite le giocano da inizio con impegno, con determinazione. Chiaramente domenica sono stati anche un po' avvantaggiati dal fatto che hanno sbloccato subito il risultato e in casa non capitava spesso ultimamente. Vito Ancona magari, secondo me, sai cosa? Magari non parte convinta, cioè cominciano a giocare il pallone, passano, sento quella convinzione, quella determinazione che delle volte ti può fare quella occasione che ha avuto per fare il gol, per sbloccare il risultato. Però credo che l'Ancona, se vuole, come ha dimostrato anche in ultime partite, soprattutto fuori casa,
quando è in condizione di giocare tranquillamente può fare gol sempre. Fuori casa ha fatto sempre delle buone prestazioni, in casa, tolto domenica, le prestazioni erano sempre così, però alla fine non gli può dire niente, cioè chiaramente se giocassi un po' meglio, soprattutto in casa, credo che la gente sarebbe contenta. Speriamo che questa partita qui dia la possibilità di fare le ultime partite in casalinghe giocando bene. Possiamo vedere due singoli episodi, perché l'Ancona ieri poteva vincere anche con un risultato più rotondo, e sono i due gol annullati, il primo a Tavares e il secondo a Sivilla. E allora, mentre la regia li recupera questi due episodi, ti chiedo, Silvestre, che impressione hai avuto tu dal campo e anche in funzione della fascia, se hai avuto modo di parlare con l'arbitro per capire se effettivamente che cosa abbiano visto tutti e tre, perché i due offside ieri non c'erano, possiamo dirlo, poi avremo anche il supporto delle immagini. Penso che sulla giocata di gol di, credo, di Tavares, lui ha detto che era fuori gioco, che gioco era quando aveva calciato, credo che Pizzi, mi sa, o Varilaro, Bari, quando calcia Bari. Eccolo, ha detto qui, che Tavares era in posizione irregolare. Sul secondo gol veramente sono rimasto un po' spiazzato, perché... Allora guarda, intanto ti chiedo di guardare questo, che è il primo, mentre c'è la percussione di Barilaro al centro dell'area, se si riesce a stoppare nel momento in cui arriva il calcio di Barilaro, qui ancora un pochettino avanti, c'è Tavares, è dietro a Valente, il capitano della Miternina, che è l'ultimo uomo in realtà della linea. E quindi questo a noi non sembra essere una posizione di fuorigioco, e non è fuorigioco. Il secondo invece, e secondo, qui ci raccontavi... Ho avuto la possibilità di parlare dopo per chiedere magari spiegazione tra primo e secondo tempo. Lui ha detto che ha fischiato il fuorigioco perché Sivilla, sul passaggio credo che di Bondi, mi sa, sì, verso Diogo, Sivilla era fuorigioco, quindi... non ha convalidato il gol perché per lui la giocata ha continuato. Ecco, se si vede qui, si vede che, a parte che la palla viene controllata da Tavares e non da Sivilla, e quest'ultimo sì che sarebbe stato in offside, in quel momento non c'è la bandierina alzata, si alza più tardi quando c'è un tocco di Tavares per Sivilla, ma la palla, essendo più avanti al giocatore, quindi a Sivilla, non poteva essere un gol da annullare. Quindi lui la risposta, quindi doppio è errore. Doppio errore. Ci sta, prendiamo atto, ma... Perché fortunatamente ieri si è vinto. Sì, sì, ma ho avuto anche la possibilità di parlare magari in radio venerdì con lui, e raccontavo lo stesso del rigore a Materica, dato o non dato, ma ormai sono delle cose che accadono, non ci dovrebbero essere, però ci stanno, non è una cosa su cui noi possiamo lavorare, noi non possiamo fare niente, dobbiamo prendere atto di quello che si fa e cercare di vincere, come abbiamo fatto domenica, abbiamo fatto 4 gol più di loro e la partita l'abbiamo portata a casa. C'è questo SMS di Alex proprio sull'argomento. Anche ieri scelte arbitrali discutibili, vedi gol annullati. Questa volta non hanno influito nel risultato, ma nel dubbio gli arbitri fischiano sempre contro. Che ne pensate? Non è che si instilla un po' la sindrome, quindi... Non si è mai visto una squadra prima che non aveva favore, fra virgolette, favori arbitrali. Credo che sia il nostro l'unico caso al mondo di una squadra prima che non ha favori, fra virgolette. È così, è vero. Quest'anno ci sono state diverse sviste, come diceva Silvestre prima, però cerchiamo di non vederle e di andare avanti. L'Ancona è comunque prima con 7 punti di vantaggio, e mi domando se magari limitiamoci ai 2 rigori, no? Quello di Termoli e quello di Matelica, e credo che staremo qui a parlare di altro, non ancora del campionato. Allora, prima di andare in pausa, una serie di SMS sulla questione delle poche presenze, perché di fatto ci confermate quelle che sono un po' le cose dette, al di là della rivalità con l'Ascoli che hai un po' scatenato. Partiamo da questo qui, Roxana. Allora, l'Ascoli ha fatto negli ultimi 5-6 anni 1500 spettatori e ora sono 4-5 partite che fanno i numeri. Non esageriamo, per favore, anche noi nel post fallimento eravamo in 5000 in eccellenza, però dopo 4 anni di Serie D vorrei vedere tutte queste grandi tifoserie. Ancora?
Fuori sembriamo tanti perché siamo gli stessi che vanno in casa. PS, è vero che l'Ascoli ha fatto 7.000 spettatori, però prima di quella, il del Duca, era 3 anni che era deserto. È ovvio che sulla scia del fallimento prima, ma del rinnovato entusiasmo poi, adesso Ascoli è una piazza però diversa da noi. Altro SMS. Le poche presenze è dovuto al fatto che le squadre avversarie, vedi Matelica, Jesina, eccetera, rappresentano le squadre che fino a pochi anni fa ci facevano le amichevoli. L'Ascoli ha fatto 2.000 persone questa domenica. Pensare di fare gente allo stadio contro Militernina, Renato Curi, eccetera, è pura follia. Leggetelo, per favore. Fatto. L'abbiamo andiamo fatto. Avanti. 1.700 spettatori sono un pubblico importante per la Serie D. Lo stadio purtroppo non agevola l'afflusso degli spettatori. Comunque guardate il bicchiere mezzo pieno e 1.700 spettatori non sono pochi. Tanto è quasi impossibile farne di più con la Militernina. L'anconetano è snob e intenditore solo di Serie A. Oh, è ovvio che su quelli che vengono allo stadio non è che stiamo sputando in un certo senso, ma anzi abbiamo detto che è lo zoccolo duro, però è da più parti che arriva, insomma, come segno un po' negativo, soprattutto da parte della società stessa, il fatto che magari ci si aspettassero numeri più ampi, soprattutto in questo momento in cui sta andando tutto bene e il campionato sta prendendo una determinata piega. Altro SMS? In Ancona ci sono stati sempre pochi appassionati di calcio, ma molti critici. Poi, a obiettivo raggiunto, tutti allo stadio, la passione ci dovrebbe essere. La causa delle poche presenze di Aldel Conero sono le categorie che abbiamo fatto da 4 anni da far piangere senza gioco. Il pubblico in eccellenza è Serie D, che partite pensate che vengono a vedere? Forza Ancona. Sì, anche questo è vero, insomma, la qualità del gioco forse è anche la qualità di chi arbitra e quindi queste cose dobbiamo tenerne conto per capire anche la categoria, insomma, nella quale ci ritroviamo. L'ultimo SMS prima di andare in pausa. Buonasera, ritornando al discorso di rendere il Del Conero più confortevole, io proporrei di togliere le barriere tra la curva nord e i distinti laterali, dietro le bandierine del calcio d'angolo, per avere una curva molto ampia e capiente, ma anche per avere un colpo d'occhio interessante per le tifoserie ospiti. Grazie Corrado. Può essere, però, come ha detto prima Claudio, il fatto è che il Del Conero, essendo molto ampio, si fa fatica a riempirlo. Allargare la curva nord, poi bisogna farla diventare piena e oggettivamente si arriva a toccare un numero totale di pubblico, per cui poi cambiano le leggi, cambiano le normative, cambiano le incombenze che la società di casa stessa deve svolgere per poter ospitare nel proprio stadio un certo numero persone, tanto che insomma sin dall'ultimo anno di Serie C che valse la promozione in B, la finale playoff con il Taranto che si giocò al Conero, 7.500 spettatori, curva nord, curva sud, la tribuna e la gradinata, gli unici aperti, il resto invece tutto chiuso. Quindi una decina d'anni, 2004. Esatto. Diciamo che ci possiamo stoppare per un attimo, no? Sì. Dopo tanti SMS facciamo una pausa. Ci fermiamo per una breve pausa, noi ci vediamo tra poco.